sei di bronzo, giù la testa, pugno al cielo mentre sventola, l'inno stelle strisce. Il terzo incomodo si chiama Peter Norman, bianco australiano, braccia lungo i fianchi, posa rigida, diresti a disagio, emblema, icona, antonomasia di chi non c'entra e vorrebbe sprofondare, di chi non c'entra ed è costretto ad entrare. Ma c'è vita oltre la cornice, è una voce che tace fuori campo. Ingrandisci lo sguardo pettinato, scivoli sulla tuta vecchio stile, sopra lo stemma col canguro d'Australia. Peter indossa una patacca tonda, lo stesso tondo che Tommy e John portano sopra la scritta USA, Olympic Project for Human Rights, un movimento di atleti americani per ridare il titolo a Muhammad Ali, per pretendere più allenatori black, per escludere le nazioni apartheid, per cacciare il nazi boss del comitato olimpico. Ma ti parlano di un gesto isolato e la voce tace fuori campo. Quattro anni dopo, Monaco 72, l'Australia non manda velocisti, l'unico a fare la qualificazione è Peter Norman, ma lo tengono a casa. A Sydney 2000 non lo invitano nemmeno, ma il suo tempo di ottobre 68 è ancora il record nazionale. Conoscere bene molte vite in forma di quadro, ma della nostra non c'è immagine intera, ci sono solo i pezzi di un mosaico e la voce che tace fuori campo. Peter Norman. Peter Norman, Peter Norman, Peter Norman.